Qui abbiamo un gilet della linea Jack & Jones, ma prima di parlare del mio gilet parliamo della mia tabella taglie espressa in centimetri. Quindi pigliate un vostro giubbotto, una vostra maglia, stendeteli come ho fatto io in questo momento e andate a misurare quant'è da lato a lato. Io in questo caso ho 75 centimetri che per 2 ha una circonferenza di 150 cm e fate riferimento alla mia tabella taglie espressa in centimetri che vedete adesso sulla vostra destra ma anche nella scheda prodotto. Parliamo di questo gilet smanicato 100 g da Jack & Jones. Due varianti di colore, sul manichino ho montato la variante in nero dove i contrasti principalmente ce li abbiamo sul grigio, quindi abbiamo il grigio sia sulla spalla, il grigio sulla cerniera e in questo caso il grigio leggermente sul logo. Considerate che anche il manichino ha un'altezza di 1,85, quindi questa è la sua lunghezza. Una cosa interessante di questo gilet è che ha le cuciture molto ravvicinate, il che praticamente evita di fare un po' quell'effetto uomo Michelin. Abbiamo il discorso sia del fondo che in questo caso ha un piccolo elastico come chiusura della parte finale, che secondo me è molto interessante. Due tasche in questo caso con chiusura con cerniera profonde, guardate che profondità arrivano le tasche, e la comodità di avere la chiusura con la cerniera. Invece per quello che riguarda diciamo la parte interna di questo gilet, sul banco vi voglio far vedere l'altra variante di colore che è il blu, dove in questo caso il contrasto è in rosso, quindi sempre sulla cerniera delle tasche e della chiusura. Nella parte interna sostanzialmente troviamo sia il contrasto in rosso che altre due tasche molto molto importanti. Questo è il discorso dell'elastico che vi dicevo in fondo, che dà quella comodità di chiusura. Mentre per quello che riguarda al lato del gilet, in questa parte qui, avendo questo tessuto che ha questo effetto tipo Gore-Tex, dà una comodità anche questo di elasticità. La parte interna del colore grigio, in questo caso troviamo un'uniformità di colore e non il contrasto come nel blu, che come potete vedere all'interno è stato usato il rosso. Che dire? Taglie forti uomo Rimini, Jack & Jones, siamo sempre una taglia avanti.